Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo incontro che ha per oggetto il BIM. Da un titolo forse un po' curioso, facciamola semplice. Il mio obiettivo infatti è di cercare di illustrare nel modo il più semplice possibile una metodologia che senz'altro prenderà piede e poi vedremo in che modo, in che maniera, ma che se è illustrata in modo troppo complesso e quindi difficile da comprendere, ben difficilmente riuscirà a svilupparsi. E quindi il primo elemento che io ritengo fondamentale è la concretezza, cioè serve una maggiore concretezza rispetto a quello che si legge, si viene detto in generale, anche perché avendo un'origine ed essendo stato sviluppato principalmente all'estero, quindi soprattutto nei paesi anglosassoni, viene espresso con una cultura che in genere per noi è abbastanza distante, quindi abbiamo bisogno di tradurre tutto questo nelle nostre modi usuali ed abituali di ragionare. E la concretezza serve prima di tutto per capire quali sono le regole del gioco ed è fondamentale, perché se non sappiamo come funziona diventa difficile partecipare appunto a questo che in realtà poi non è veramente un gioco ma è l'attività di molti. È anche un presupposto per decidere, perché chi oggi deve passare ed entrare appunto in questo sistema deve necessariamente prendere delle decisioni. E anche per decidere ancora come superare le difficoltà di adozione e l'implementazione di questo sistema. Allora, io ho pensato di svolgere la mia relazione in tre punti. Perché il BIM? Domanda banale, ma che secondo me è forse la prima a cui tutti possono pensare. Come implementare il BIM nell'attività professionale? E un punto di come siamo oggi in Italia. Allora, perché il BIM? Ma le risposte potrebbero essere tante, io ho cercato di sintetizzarne una, anche questa semplice, ma che credo rispecchi molto bene il perché è utile, anzi direi necessario, intraprendere un percorso per l'adozione del BIM. Allora, il BIM semplicemente affronta e risolve meglio la complessità della progettazione, costruzione e manutenzione di edifici e infrastrutture. E il dato sottinteso è che progettare e costruire è un'attività molto complessa per una serie di ragioni, ma che non sto a dire, tutti sappiamo benissimo, credo che tutti operiamo in questo settore, dunque sappiamo perfettamente cosa vuol dire la complessità. Ovviamente la complessità deve essere ridotta per poter realizzare i progetti che vogliamo realizzare. Dipende dallo strumento. Gli strumenti che ad oggi hanno cercato di affrontare il problema comunque hanno manifestato una serie di carenze e che di fondo sono superate dal BIM. Quindi semplicemente risolve meglio i problemi. Allora, BIM, ritorno al futuro. Perché questa frase che ricorda una serie di film che sono stati anche di grande successo? Perché a mio giudizio è davvero un ritorno al futuro, nel senso che c'è un passato e per alcuni aspetti è un ritorno al passato, ma nello stesso tempo c'è un futuro. Cercherò di illustrare bene il mio pensiero. Allora, se andiamo a vedere storicamente, i metodi di rappresentazione degli edifici erano disegni. Quindi l'uso della prospettiva, se si voleva dare una visione ancora più vicina alla realtà, la cosa migliore è realizzare una scultura. Quindi esisteva già il concetto di modello, cioè una scultura non è altro che l'edificio o quello che si vuole realizzare, ma in una scala più piccola. Ecco, il BIM in questo senso riprende questa logica, quindi la logica del modello, che è ovviamente tridimensionale, e supera tutte le difficoltà che
in assenza di una strumentazione, ovviamente, e questo è il futuro, informatica, che permette di realizzare e di gestire le tridimensionalità in modo facile e facilmente fruibile, ma per superare questo problema, negli inizi dell'Ottocento, Gustave Monge inventò quello che fino ad oggi è il modo di rappresentare le cose nel modo usuale, normale, quindi la rappresentazione analitica, scomponendo l'oggetto nelle proiezioni ortogonali. Ora, tutto questo è un qualche cosa che i tecnici hanno ormai assorbito, magari con una certa quantità di tempo per arrivare ad essere abili ed essere capaci, ma resta una sorta di sovrastruttura, di fatto è una semplificazione, ha il pregio di essere rigorosa, dunque è affidabile, ma di fondo non supera il problema che noi pensiamo in tridimensionale. Il mondo è tridimensionale, la nostra mente vede gli oggetti tridimensionali, è la nostra immaginazione che li immagina proiettati e quindi attraverso un codice di scrittura e di lettura che alla fine poi non è così noto, perché se alla famosa signora Maria vogliamo far capire come viene il soggiorno, probabilmente uno schizzo tridimensionale le sarà molto più chiaro. Quindi, e peraltro è l'esperienza infantile quella che per noi è la fondante nei rapporti col mondo, quindi siamo abituati, ragioniamo per logiche, non a caso, suddividendo la realtà in oggetti singoli, come qui vediamo rappresentati. Ecco, quindi che in questo senso è un ritorno al passato, perché la modellazione avviene attraverso la scomposizione della nostra struttura in oggetti singoli, quindi noi immaginiamo che questa struttura sia composta attraverso questa serie di oggetti e verifichiamo immediatamente il riscontro, per cui abbiamo la percezione immediata se una porta rispetto agli spazi, i volumi eccetera sono corretti e funzionali. Quindi quello che noi, dopo aver realizzato un modello, possiamo ottenere sono una serie di viste. A sinistra vediamo un albero in cui si vedono tutti gli elementi scomposti che caratterizzano la nostra struttura. In questo caso è un elemento, diciamo, è un modello di tipo strutturale. E vediamo anche, per esempio, l'interno di una colonna in cemento armato con l'armatura che ovviamente dovrà essere inserita per far sì che la struttura sia poi efficiente. Ma questo, qui entra il futuro, rispetto alla tridimensionalità di cui parlavo prima, ha una fondamentale differenza e novità, e cioè che tutte le informazioni che vengono inserite per costruire il nostro oggetto vengono in realtà memorizzate. Allora, ecco qui l'aspetto fondamentale rispetto a, diciamo, la novità e la potenzialità che esprime questa metodologia, cioè che di fondo io vedo una struttura, ma non è altro che la rappresentazione di una serie di elementi, informazioni che non saranno soltanto grafiche, saranno anche per esempio il prezzo, per esempio le caratteristiche tecniche, le caratteristiche meccaniche, eccetera. Quindi, in sostanza, è creare una grande raccolta di dati in modo che questi possano essere gestiti, questo dal punto di vista informatico lo si realizza con dei database, e tutto questo risponde al come riesce ad essere un sistema più efficiente, quindi perché il BIM, allora la domanda, la risposta iniziale diventa perché si ha una maggiore produttività, quindi perché comunque le attività manuali sono ridotte, in realtà c'è una riduzione stimabile attorno al 30% a parità di risultato tra la progettazione tradizionale, quindi con proiezioni, e la progettazione BIM, e quindi peraltro poi questo
tempo viene speso in altre nuove attività, di cui parlerò fra breve, si ha una capitalizzazione della conoscenza, nel senso che tutti i dati vengono raccolti e questo evita di, per esempio, duplicare gli stessi dati, quindi di inserirli più volte da magari progettisti diversi. In ultima analisi si ha una riduzione del rischio, perché una caratteristica che avviene come valore aggiunto per il processo di raccolta dei dati e l'autocontrollo dei modelli. Cioè, noi otteniamo dei modelli che, avendo al loro interno tutte le informazioni necessarie, consentono di autocontrollarsi. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, posso verificare se una certa struttura è conforme con una certa normativa. Esempio molto banale: il rapporto illuminante tra finestre e pavimento è un processo che può essere svolto in modo completamente automatico. Bene, vediamo adesso come si generano le informazioni attraverso la metodologia BIM. Dunque, in questo diagramma possiamo vedere nell'asse della scissa il tempo e le varie fasi che caratterizzano il ciclo di vita di una costruzione, quindi la progettazione, l'esecuzione, quindi la realizzazione materiale del nostro edificio o quel che è, e seguiranno N fasi di manutenzione per tutto il periodo. Allora, la progettazione è ovviamente il momento iniziale. E ovviamente le specialità si mantengono, quindi avremo un progetto architettonico, un progetto strutturale, un progetto per gli impianti e ogni modello rappresenterà i singoli progetti. Ancora qui ricordiamo che modellazione non vuol altro che dire raccogliere informazioni. Il passaggio successivo è raggruppare tutte queste informazioni, e qui di nuovo ritorno a quanto ho descritto prima sull'autocontrollo. In questo momento, oltre al controllo del singolo modello, potremo avere un controllo di compatibilità tra i vari modelli. Molto semplicemente, l'impianto che non riesce a passare perché c'è un elemento strutturale, purtroppo ad oggi lo si riscontra soltanto in fase esecutiva, in un modello BIM virtuale lo si può verificare in precedenza e quindi provvedere ed evitare quindi operazioni che comunque sono poi costose e rallentano. Ecco, questo modello iniziale lo vediamo da questo cerchio che prima è in fase di esecuzione, poi man mano cresce arricchendosi di tutte le informazioni che saranno aggiunte appunto nelle varie fasi. Vediamo adesso come implementare il BIM nell'attività professionale. Allora, riprendo di nuovo quella schema precedente, dicendo che abbiamo una prima fase indicata con A, che è ovviamente necessaria per l'implementazione della metodologia BIM, che è l'uso degli strumenti software. Quindi il primo passaggio è la costruzione del modello. Per farlo, a secondo che sia un modello architettonico, per cui i software più noti sono Revit, Archicad, Alplan e altri, se ad esempio nel caso per le strutture AccessVM, di cui poi vedremo meglio nel seguito, ma questo resta comunque un punto fondamentale. Il secondo passaggio è la collaborazione tra progettisti con modelli singoli, quello che si sente dire in genere con interoperabilità, ma che semplicemente vuol dire collaborazione tra progettisti e di conseguenza modelli che siano compatibili tra di loro. Allora, questa è già un'operazione che ad oggi non è molto diffusa, spesso e volentieri il confronto avviene in misura assolutamente insufficiente rispetto a quelle che poi sono le esigenze, e di qui nasce appunto la difficoltà in cantiere poi nel verificare la compatibilità tra i vari elementi. Va detto anche che è
come dire, una conseguenza della metodologia di rappresentazione, perché confrontare strutture appunto molto complesse attraverso proiezioni ortogonali è un'operazione lunga e che comunque non dà grandi risultati. Il ragionare invece in modo tridimensionale mette in evidenza, direi in modo palese, le eventuali incongruenze. Il terzo passaggio è la gestione del modello complessivo. Ecco, anche qui è certamente un'operazione nuova e va detto anche che mentre nella modalità di progettazione tradizionale si ha, diciamo, una produzione seriale dei progetti, qui è un po' schematizzato, ma in sostanza io devo aver completato il progetto architettonico per passare al progetto strutturale e al progetto degli impianti. Al contrario, nella metodologia BIM i tre processi avvengono in modo parallelo, nel senso che direi è conveniente, ovviamente può ancora avvenire in modo seriale, ma è certamente conveniente operare in maniera che i tre modelli si sviluppino contemporaneamente e si abbia l'immediato controllo e la verifica della compatibilità tra i vari elementi. Quindi, di nuovo, certamente abbiamo bisogno di avere delle regole per coordinare l'attività lavorativa, collaborativa dei vari progettisti. E questo è un problema che deve essere risolto. Per la gestione del modello complessivo farò riferimento a uno schema riportato dalla normativa UNI pubblicata a gennaio di quest'anno, direi piuttosto dettagliata anche se non facile da implementare, dove appunto nella prima parte della UNI 11337 viene riportato uno schema ovviamente molto astratto, ma che comunque indica lo schema di piattaforma per la collaborazione digitale di tutte le informazioni che riguardano il progetto. Su questo occorrerebbe ovviamente dilungarsi, cosa che non c'è il tempo in questo incontro, ma quasi sicuramente verrà fatto nei prossimi incontri, e che quindi le fasi di implementazione sono costituite ancora da questi tre elementi, lo ripeto per abbozzare quella che può essere un'ipotesi di progetto per l'utilizzo del BIM, quindi una prima fase la conoscenza e l'uso del software, una seconda la collaborazione tra i progettisti, la terza la gestione del modello complessivo. Bene, a che punto siamo oggi in Italia? Non esistono dati, non credo ci siano indagini precise, ma dalla conoscenza del mercato e dai rapporti, insomma dalle relazioni che mi capita di avere con gli studi, direi che possiamo immaginare una situazione di questo tipo. Allora, con A, B e C ho ripreso le tre fasi, quindi studio del software, interoperabilità e coordinamento del modello, e in questa curva che rappresenta il processo di adozione dell'innovazione, qui vediamo che abbiamo alla sinistra gli innovatori, cioè quelli che per capirci fanno le notti quando esce il telefonino della Apple e senza aspettare tre giorni, dove potrebbero prenderlo benissimo su uno scaffale, ma insomma sono ovviamente particolarmente stimolati dall'innovazione. Seguono i primi, diciamo, coloro che adottano per primi senza essere particolarmente patiti, ma insomma sono comunque interessati. Seguono poi la maggioranza, diciamo la prima maggioranza, poi una seconda, l'ultimo 16% è di coloro che usano ancora il telefono con il disco,
o con il tono, perché il disco non si trova più in commercio, quindi persone che non adotteranno probabilmente mai e sono piuttosto refrattari. Bene. Con A, B e C appunto vediamo che l'uso del software oggi come strumento, e magari senza sapere che può essere utilizzato per il BIM, è ormai abbastanza diffuso, molto meno la fase B di interoperabilità, anche se dopo di me ci saranno delle testimonianze che invece riportano esperienze in questo senso, la parte C, cioè la gestione del modello complessivo, è pressoché non ancora utilizzata, salvo da pochissimi studi che soprattutto lavorano con l'estero, e quindi diciamo che siamo veramente in una fase iniziale. Bene, parliamo adesso rapidamente delle soluzioni per il BIM strutturale, che abbiamo visto essere un tassello ovviamente della progettazione complessiva. La nostra proposta è fatta da un prodotto innovativo, l'abbiamo chiamato BIM Inside, proprio per effettuare il controllo dei modelli BIM strutturali. Seguono due prodotti che sono le nostre soluzioni per il calcolo strutturale. Il primo è Axis VM, un solutore di calcolo FEM che adotta la metodologia BIM, adesso vedremo che cosa vuol dire, e il secondo, Tremuri, per il calcolo di strutture e murature. Allora, BIM Inside offre fondamentalmente tre funzionalità. La prima è la visualizzazione di modelli strutturali in formato IFC, il secondo una serie di funzioni per il controllo dei limiti geometrici e di rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, normativa che ovviamente ogni progetto strutturale è tenuto ad osservare, e la creazione di tavole esecutive. Allora, in sostanza, la prima funzione permette di visualizzare il modello, quindi di vederne le sue componenti, nel caso del cemento armato anche le armature. La seconda, queste viste possono essere raggruppate per piano, per tipologie, non mi sto a dilungare, ma insomma è facile, abbastanza facile da comprendere. La terza, il controllo, è eseguito su controlli dimensionali, per esempio evitare la sovrapposizione di elementi di fondazione, quindi controlli geometrici che in un modello complesso possono anche sfuggire alla vista, ma in questo caso avendo appunto tutte le coordinate degli elementi è facile da individuare, oppure controlli da normativa, per esempio il più banale, il controllo delle percentuali d'armatura, cioè sapendo il contenuto di acciaio in ogni elemento strutturale, la quantità di calcestruzzo, il rapporto area del ferro rispetto all'area del calcestruzzo ha dei limiti definiti dalle norme tecniche, e quindi questa è un'operazione che può avvenire in modo automatico. Lo stesso per quanto riguarda opere di fondazione e altri elementi. Naturalmente il risultato può essere riportato sull'intera struttura, qui vediamo ad esempio gli elementi in verde sono elementi che hanno superato i test, quelli in giallo invece presentano delle anomalie. E quindi si ha la possibilità al termine del progetto di verificare se tutto questo risponde a queste regole, ma può anche essere un progetto eseguito da altri, il software lavora in formato IFC, quindi un formato standard interoperabile, e dunque caricare anche modelli eseguiti da altri con altri software, con altri rispetto a quelli offerti da Stadata, e controllarne appunto la rispondenza normativa. Le tavole esecutive consentono sempre da un modello IFC di creare delle tavole che comunque restano un modo usuale, perché non sempre conviene rappresentarlo in modo tridimensionale, questo non vuol dire buttare a mare decenni di esperienza in questo senso, e quindi comunque può essere utile avere rappresentazioni di questo tipo.
Per quanto riguarda invece Axis VM, ricordo che è un solutore agli elementi finiti, beam oriented. Cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza permette di leggere, si interfaccia con gli altri programmi architettonici e di impianti, nel senso che può leggere elementi che fanno parte del modello strutturale. Ovviamente un progetto architettonico deve avere delle strutture portanti e quindi possono essere già previste oppure ancora da prevedere, ma dovrà rispettare degli ingombri, dovrà rispettare delle distanze e quant'altro. Ecco, per cui è possibile interfacciarsi, leggere attraverso appunto i file FC dei modelli precedenti, visualizzare tridimensionalmente la struttura, usare librerie di oggetti, avere un controllo interattivo del modello. Tutto questo appunto viene poi riversato in un database che può essere consultato e ha un'interfaccia API per la gestione avanzata. In sostanza è possibile programmarlo e quindi far svolgere in modo automatico operazioni che invece manualmente sono di tipo ripetitivo. Quindi appunto vediamo oggetti parametrici, che sono direi uno dei fondamenti dei beam authoring, pilastri, travi, solette, fondazioni, eccetera. Le sue funzionalità grafiche permettono per esempio una rappresentazione realistica. È noto che i modelli di calcolo di elementi finiti ragionano per assi e per piani medi. In questo caso, come vediamo nella figura di sinistra, non rappresentano la realtà che invece è rappresentata nella figura di destra. Ecco, quindi Axis tiene conto di questi aspetti e provvede alla loro correzione. Per quanto riguarda invece il collegamento con i software per la di progettazione architettonica o altri software di progettazione strutturale, ma non di calcolo strutturale, abbiamo il collegamento diretto attraverso dei plugin con Revit. Quindi da Revit è possibile esportare direttamente i dati in Axis, così idem con Tecla, e ha un riconoscimento evoluto. Evoluto vuol dire che dal modello, dagli oggetti architettonici, genera automaticamente il modello di calcolo analitico, quindi effettuando tutti quei collegamenti ai nodi necessari, perché nel modello architettonico questi elementi non sono presenti, e quindi avere questo è un'esportazione verso il plan di armature, di piastre e di gusci in cemento armato. Ha una gestione grafica del modello in 2D e 3D, ha delle funzioni che permettono per esempio di effettuare delle sezioni sugli oggetti che, come vediamo, sono di fatto un ponte tra le due componenti del progetto strutturale, che è composto da un progetto geometrico, quindi quello che di solito si chiama carpenteria, quindi un disegno in cui sono definiti gli ingombri degli elementi strutturali, e invece il modello di calcolo, che è appunto costituito da assi o da piani con l'obbligo di avere nodi collegati tra loro. Ecco, quindi per esempio qui vediamo delle sezioni, vediamo dei piani. Questi elementi possono già essere esportati direttamente in formato di XF per essere poi incompletati per il classico disegno bidimensionale. Permette infine di esportare le strutture in cemento armato con l'armatura inserita. Inoltre produce un calcolo automatico delle quantità di materiale che sono state previste all'interno della struttura. Si adatta per piccole strutture oppure grandi strutture. Qui vediamo un esempio molto importante di un aeroporto realizzato in Arabia Saudita.
qui un'altra vista, quindi una struttura molto complessa ma che è stata gestita benissimo, e il progetto era un modello BIM da cui è stato ricavato, non dico in modo completamente automatico, ma certamente con dei tempi estremamente più ridotti di quello che sarebbe stato invece un input manuale, soprattutto nel caso di elementi curvi dove non c'è una regolarità e tutto deve essere costruito in modo molto preciso. Opera in strutture in cemento armato, con materiale in cemento armato, in acciaio, in legno, quindi oppure legno, acciaio, insomma strutture miste, quindi non ci sono problemi nel considerare questo tipo di strutture. Per quanto riguarda Tremuri è un software sempre di calcolo degli elementi finiti ma dedicato alla muratura, con dei modelli che sono più aderenti al comportamento del materiale muratura. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di importare da un modello architettonico quello che è indicato nel riquadro 1 attraverso delle sezioni, e quindi costruire le pareti che sono gli elementi costitutivi delle strutture in muratura. Processo opposto, il passaggio dal modello in tre muri ad un modello architettonico attraverso appunto file IFC. Bene, a seguire tre testimonianze molto interessanti. L'architetto Pugno, contitolare di uno studio di progettazione architettonica che riporta la sua esperienza appunto di progettista architettonico. L'ingegner Ronco, con una lunga esperienza di pratica strutturale, ma soprattutto per quanto riguarda l'aspetto realizzativo, quindi progettuale, ma soprattutto costruzione, e il geometra Guglielmi di progettazione di elementi strutturali realizzati col BIM. Ecco, un elemento comune a questi tre progettisti e professionisti che ormai praticano il BIM da tempo è senz'altro l'entusiasmo. Come potrete sentire dalla loro presentazione, traspare chiaramente che non solo applicano con grande profondità la metodologia, ma soprattutto ne hanno valutato i benefici e parlando con loro in modo informale assolutamente non farebbero nessun ritorno alle metodologie precedenti. Quindi sono tre esperienze dirette molto interessanti. Questo non sarà il nostro ultimo webinar, quindi torneremo senz'altro su questo argomento. Per adesso vi ringrazio per l'attenzione. Ricordo che chi desidera comunicare con me lo può fare attraverso l'email o attraverso altri modi che possono essere anche un contatto diretto in sta data. Grazie ancora e buon ascolto.